Chiacchiere con. Ed eccoci pronti qui ad accogliere la nostra carissima ospite di stamattina, Agnese Monaco, una grandissima scrittrice, poetessa, che ha ultimato da poco, insomma, il suo ultimo lavoro, e ce lo illustrerà qui. Buongiorno Agnese e benvenuta in Radio Stella Web. Buongiorno a voi, grazie mille. Come stai? Bene, bene. Oggi c'è un bel sole, una bella giornata, e quindi bene, bello, bene. No? Fa piacere, certo che fa piacere. Insomma, il sole quando entra nelle case, oltre che illuminare sia le pareti, lo illumina anche il cuore, è così. Quindi. Esattamente. Allora, Agnese, parlaci un po' di te, un po' di te. Giovanissima, già hai fatto un bellissimo lavoro. Il titolo è Triade, se non erro. Sì. Sono, sì. Sono tante poesie che tu hai messo insieme. Parlaci un pochino anche di questo libro. Allora, Triade è una raccolta di poesie multilingua. La sua peculiarità è appunto questa. Data la distribuzione che appunto è in tutta Italia, in Europa, in America Latina e in Giappone, ho optato per un libro che conciliasse un po' la maggior parte delle lingue che vengono utilizzate nel panorama mondiale, ossia praticamente inizia con la parte in italiano, poi per proseguire con quella spagnola, dato che la casa editrice del libro è l'Editorial Celer di Malaga, Sì. appunto in Spagna, e poi prosegue con la parte in inglese, in portoghese, in tedesco, e poi accenni in francese, in giapponese e greco. E altri piccoli barlumi di poesia in tedesco e in altre lingue minori. Perché tutto questo? Appunto, Allora, già dal risorge. nome si dovrebbe comunque intravedere. Io ho scelto il nome Triade proprio per dare lode in un certo senso a Platone. La Triade platonica era appunto l'insieme di tre elementi costitutivi di tutto, e quindi tutto è stravolto in triade, no? La molteplicità delle lingue evoca con le onomatopee e i giochi linguistici la consapevolezza di una gamma sentimentale del genere umano, no? Racchiudendo, per quanto mi riguarda, per quello che volevo dare come senso, il tutto è una pura bellezza e bontà. Infatti ho cercato di trasformare questo libro in una specie di torre di Babele, ma all'inverso. Ossia, mentre nella torre di Babele le varie lingue stravolgevano l'unione tra i popoli, nel mio libro esse rappresentano l'unione e la congiunzione tra di loro. Perché? Perché i veri sentimenti, l'amore, la gioia, i valori sono condivisibili erga omnes e non mutano né a seconda della religione e né a seconda appunto dell'idioma, del verbo usato in questione. Insomma, io la vedevo così. Poi devo ammettere che in Triade, lì appunto Agnese Monaco, cioè io, edito dall'Editorial Celer, ci sono dei contributi importanti come prefazione al mio libro. Infatti, devo ringraziare sia la prefazione della dottoressa Gabriella Gruber, e la professoressa Marinella Garozzo, che sono dei nomi molto importanti Certo. sia per la poesia che per la letteratura, oltre ovviamente al contributo del professor Sileno Lavorini, anch'esso un gran nome negli ultimi anni nella letteratura, che addirittura per questo libro, per l'uscita di questo libro,
mi ha dedicato una sua poesia che, se volete, mi accingo a leggere. Molto breve, ma molto intensa, e a me ha stretto il cuore, Allora, in un certo mi senso. togli le parole, insomma, da dire. Io di solito, quando ho un ospite nella mia emittente, insomma, gli chiedo sempre di farci una sua performance di quello che ha creato, insomma. Anche a te avrei fatto la stessa cosa, lo hai anticipato e ti ringrazio, quindi quando vuoi, puoi, No, io puoi. volevo leggere, scusami, la poesia del professor Sileno Lavorini, prima di leggere i miei contributi, perché comunque rappresentava un contributo importante alla prefazione di quello che è Poetriade Va bene, in va sé per sé. benissimo. Certo, vedo che ci tieni tantissimo, quindi va bene, va Sì, ci benissimo. tengo tantissimo, anche perché è una grande persona, un grande uomo, un grande scrittore, quindi ci tengo molto. Posso, tanto sono Certo, pochi versi. certo, certo. La poesia si chiama Mentre. Mentre il passar di mano della nostra vita digitalizza anche le nostre membra, dobbiamo rendere onore ad Agnese, che con i suoi sublimi versi insurreziona la nostra anima con nuove speranze e nuovi sogni. Io ogni volta ho i È brividi, un ogni volta che ode, leggo il è suo un ode questa. contributo. Lui è il fondatore e presidente del premio Coluccio Salutati, un premio molto rinomato e stimato internazionale per quanto riguarda la regione Toscana. Allora, si riesce a capire dalle poche frasi, insomma, che ci ha citato di questo grande artista anche lui, la simpatia, l'affetto e la stima che ha in te nella prefazione di questo libro, quindi Sì, lui. poi ovviamente sempre per i ringraziamenti. Io devo ringraziare anche grandi nomi come Norman Zoia, ossia il paroliere di Pino Scotto, oltre che lui, un grande artista poliedrico, sia scrittore, poeta e paroliere, e anche pittore, un artista tutto tondo, oltre ovviamente anche a Luciano Somma, che ha recensito Triade in modo positivo anche lui. Insomma, Luciano Somma è Lo conosciamo Luciano Somma, un un grande grande poeta, insomma, quindi poeta, paroliere, voglio insomma, dire. tantissime sue opere le ascoltiamo anche qui nel modo musicale, insomma, lui ha dato Esatto, parole a tante quindi. e siamo in contatto ogni tanto, mi manda i suoi lavori, io felicemente li passo nella mia emittente. Tu hai parlato di artisti a tutto tondo, ma anche tu non scherzi però, oltre che poetessa, scrittrice, sei anche commediografa, pittrice e musicista. Sì. Niente po' di meno, insomma. Trovi il tempo, insomma, e riesci a dedicarti a tutte queste, diciamo, discipline, chiamiamole così, che poi sono arti. E come riesci a. Manifestazioni ed esternazioni dell'arte, quindi non mi In tutte le risultano sue poi forme e le sue così distinte, sfaccettature, perché insomma. tutto è arte, no? Sì, Secondo me. certo. Qualsiasi cosa una persona riesce ad esprimere in modo gradevole e quant'altro a persone e al resto è considerata arte, in tutte le sue forme viene apprezzata da chi la riesce a comprendere e a capire. Le più, insomma, quelle che più pratichiamo sono sia la musica che la poesia, poi chi capisce di più si dedica anche allo scrutamento della pittura e quant'altro. Poi tutto il resto, tutto il contorno è tutto quello che arricchisce una personalità di una persona, tutto quello che riesce ad esprimere con i suoi gesti, con le sue parole, con i suoi, come dire, con le sue messe in opera di tante cose, riesce a far capire tutta la persona. Si riesce a far È capire vero, è tutto di te, vero. di questo, o hai ancora qualcosa da farci scoprire? Scusami, non ho capito bene. Allora, ti dico, riesci ad esprimere tutto quello che vuoi dire con la tua personalità in tutte le opere che fai? Sì. Logicamente, se c'è qualcosa di nuovo che tu ogni giorno metti nel tuo bagaglio e hai voglia di esprimere, di far capire, di far conoscere alle persone, quindi
c'è sempre qualcosa di nuovo in progetto. Sì, anche perché chi si ferma comunque è perduto, no? Viene per Certo. parlare di frasi fatte, ma comunque sia, io ho questo difetto, tra virgolette, non mi fermo mai all'apparenza, non vedo mai un punto d'arrivo, ma solo un punto d'inizio per migliorarmi. Io quello che scrivo, quello che dipingo, piace. Perché è realtà, è sincerità, è anima, io ci metto veramente l'anima. Certo. Quindi io non ho pretese di marketing ogni 10 anni. Io credo che l'importante quando una persona si accinge a scrivere o comunque ad esternare se stessi, lo debba fare a prescindere. Io in realtà scrivo per me, ok? Sì. Perché è una cosa che mi libera l'anima e mi ricongiunge con la serenità, no? Nel tutto, nella vita, e parlo di me, parlo delle mie esperienze, parlo delle persone a me care, di quello che accade nella società e nella mia vita. Non racconto favolette né situazioni che non mi riguardano. Tutto è sempre detto e manifestato con pathos, perché è quello che provo e sento. Io penso che alla fine il lettore debba essere condotto e ricondotto alla lettura di qualcosa di vero, Sì. perché prendere in giro un'altra persona scrivendo cose non bene sincere, prima o poi a lungo andare non porta i suoi frutti positivi, ma sono negativi. Quindi la gioia più grande è piacere per quello che realmente si è, senza troppo Allora, pretendere. sì, mi stai Io ho dicendo. sempre detto, Sì. meglio avere magari poche persone che ti stimano, ma quelle poche persone che apprezzano veramente il tuo operato, piuttosto che una moltitudine di persone che magari ti leggono perché in quel momento fai moda e poi in realtà non capiscono neanche quello che vuoi asserire in qualche modo, no? Certo, tu mi stai dicendo allora, insomma, che tutte le tue opere sono frutto della tua vita quotidiana, diciamo, della tua vita vissuta. Sì, del Così. mio quotidiano e della mia Certo. interazione con gli altri, che poi per quello, anche per quello, alla fine sono condivisibili con tutte le persone, perché rappresentano scenari di vita quotidiana, nel bene e nel male. Poi ovviamente il mio stile, quello che evoco, le figure retoriche, l'utilizzo nelle simbologie è un surplus che arricchisce il mio genere letterario, ma in genere il concetto fondamentale è puro, è semplice. Io ho avuto delle bellissime soddisfazioni da alcuni lettori che addirittura mi hanno detto che hanno amato le mie poesie proprio per la semplicità, per il messaggio che mi è arrivato diretto, ed era proprio questo quello Il tuo intento, che volevo dare, l'immediatezza senza certo, troppi fronzoli del concetto base, esatto. positivo. Allora, Poi un'altra cosa, scusami se sì, mi no, no. dilungo in questo senso, c'è stata la novità di aver vinto un concorso Sì. di pittura ultimamente, e un mio quadro adesso sarà a settembre di quest'anno, per
tre musei dell'Australia, e questo come una delle poche italiane, insomma, però. abbiamo io e altre cinque persone, abbiamo vinto questo concorso e verremo esposte nei maggiori musei dell'Australia. Questo, diciamo che è un motivo d'orgoglio. Io ho fatto anche Assolutamente sì. mostre. Sì, ho fatto anche mostre pittoriche in diversi luoghi, sia nell'Italia e anche all'estero con la Red Bull, però ecco, sponsorizzate da comunque un marchio. Invece questa volta è proprio un concorso chiesto da qualsiasi marchio ed è un'Australia, ed è proprio per far conoscere l'arte italiana di giovani autori fuori all'estero. Quindi, insomma, è una cosa che vorrei condividere con voi, perché mi ha reso felice, no? Il mio messaggio anche nelle arti figurative in qualche modo è uscito dalle barriere italiane, in un certo senso. Benissimo, questo è il tuo secondo lavoro letterario, così nel 2011 hai già risposto un libro, è solo l'inizio, quindi era È già. solo l'inizio con la sprint, Sì, ed era una raccolta che è anche anch'essa andato di anche abbastanza poesie. bene. Sì, anche se era una Sì, raccolta di anch'esso è una poesie. raccolta di poesie solamente in italiano, e questo ha fatto sì che molti amici, io ho viaggiato parecchio, ho molte collaborazioni anche lavorative all'estero, infatti collaboro con una casa editrice estera, e io sono la referente italiana, faccio anche questo, insomma. Quindi io ho anche pubblicato molto all'estero e ho avuto le mie maggiori soddisfazioni, purtroppo, bisogna dirlo, proprio sia in Spagna che in America, in realtà, piuttosto che in Italia, almeno all'inizio, ai primi tempi. E quindi questo mi ha portato ad avere un pubblico che non fosse solo italiano, e gli amici che mi seguono stranieri mi hanno detto: perché non fai un libro di poesia in lingua straniera? Allora io in questo libro ho voluto comunque accontentare tutti. Certo, è stato un progetto che era un po' un punto interrogativo, perché è innovativo, non si tratta di un libro bilingue o trilingue. Parliamo di una molteplicità, una mole di Infatti, lingue svariate, dove infatti. comunque si tratta di poesia. Quindi un percorso duro da affrontare, perché la poesia vende poco, per esempio, e in più tutte queste lingue, quando da una parte possono essere un bene, dall'altra potrebbero essere un malus, come per dire, tutte queste lingue perché? Per scrivere meno poesie, per fare un libro da Non riempire? credo, No, in realtà non è anzi, così. Tutte queste secondo me. lingue proprio per completare il tutto, Sì, ma è stato un lavoro molto molto duro, perché noi sappiamo che le diverse sì, lingue molto non hanno duro. dei termini che non sono appropriati, insomma, la lingua italiana è molto molto varia nei suoi termini e nelle sue parole, quindi si può spaziare un po' di più. Sei riuscita a. Io sono appassionata di lingue, Sì. quindi comunque sia, le ho tradotte io, Sì, sei e quindi riuscita sono tradotte a far bene capire, insomma, secondo quello. i miei stili e registri metrici, quindi senza stravolgere il senso. Poi è anche vero che non solo alcune le ho tradotte, quelle che meritavano a mio avviso una traduzione anche in altre lingue, ma io scrivo anche direttamente in altre lingue, Bene. dipende comunque dall'ispirazione. Quindi il concetto fondante cambia proprio per questo. E Infatti. poi, dove non riuscivo io, o comunque dove non mi sentivo abbastanza sicura nella lingua, mi sono fatta aiutare da grandi nomi dei traduttori, ovviamente parlando e discutendo senza stravolgere i versi e la metrica, insomma, ecco questo. Quindi il lavoro è un lavoro preciso,
puntuale, altrimenti non l'avrei mai fatto uscire, perché io sono molto perfezionista in questo, quindi Difatti questa è la mia lui ha messo il perplessità. nome. Come riuscire a tradurre il tuo pensiero, magari in lingua italiana, in un'altra lingua, perché sappiamo che alcuni vocaboli non esistono in altre lingue. Cioè, la lingua italiana è Esatto. molto, molto più varia, più vasta di vocaboli da poterci giocare, lavorare e, insomma, e metterli in atto. Altre lingue hanno meno vocaboli che vogliono dire tante cose, quindi E poi, rendere di. scusami, poi dipende comunque dalla lingua, no? Per esempio, ogni popolo nella sua lingua ha anche le sue traduzioni, cioè tradizioni, scusa. Certo, Per sì. esempio, no? Abbiamo, mentre nella lingua tedesca esistono 23 vocaboli, 23 sinonimi per enunciare la parola guerra, no? Fa comunque intendere come un popolo abbia nelle sue origini un qualcosa di bellicoso, no? Al suo interno. Questo è uno dei tanti esempi, no? Per dire Certo. comunque che ogni popolo ha la sua lingua, le sue traduzioni, la sua moralità e il suo concetto, no? Quindi sì, è stata abbastanza dura, però ho avuto vicino a me persone che hanno saputo comprendere il messaggio fino in fondo, mi hanno aiutato insomma nel perfezionare dove appunto non arrivavo i vari concetti, perché poi quello che è importante, al di là dei giochi linguistici che io amo fare. Proprio è vero, io adoro giocare con la lingua, infatti scrivo anche paradossi, osimori, haiku, che sono tipici in giapponese, infatti per esempio il libro ha una parte anche in giapponese dove do sfogo alle danze in tutti i sensi. Quindi, insomma, io penso di aver fatto un buon lavoro, almeno. Per il momento sto ricevendo consensi dal pubblico. Ovviamente in Italia è uscito lievemente dopo rispetto alla Spagna, dove è poi la casa editrice, e in America Latina è uscito da una decina di giorni più o meno, in tutta l'America Latina, e in Giappone è uscito da 15 giorni, quindi comunque sia è tutto fresco, però già sto riscuotendo parecchi successi. Poi anche il fatto che è acquistabile un po' in tutte le librerie, dove non si trova, si può ordinare, o comunque sia, si può direttamente acquistare dalla casa editrice senza spese di spedizione, oppure su Amazon, sia nella versione ebook che nella versione cartacea, insomma, con la differenza di moneta sia nello yen che nell'euro, nelle sterline, cavoli vari, comunque rappresenta una facilità nell'acquisto in un certo senso. Perfetto, perfetto. E adesso proprio ci hai messo l'ansia di ascoltare una tua poesia. Tutte le persone qui, i miei amici, le amiche che mi stanno scrivendo anche tramite Facebook, tramite Skype, e quando mi stanno appunto chiedendo, hanno ascoltato tutta la tua, insomma, presentazione e La volete in prefazione di questa. italiano? La vogliamo. Allora, La volete in siamo. italiano, la Allora, poesia? nella nostra emittente, nella mia emittente, insomma, ci sono tante persone di tante nazionalità, però diciamo prettamente italiane. Ci sono dei tedeschi, ci sono russi, ci sono spagnoli, ci sono australiani, c'è una mia amica dell'Australia, ci sono persone dell'America che ascoltano Radio Stella, Eccomi diciamo a però tutti gli che australiani. Gli hanno australiani radici. poi a settembre mi rinvitate in diretta radio, così dico esattamente le date per andare a Certo, visitare la mostra. certamente sì, Allora, siamo. Vai. io inizierei con una poesia che si chiama La scrittrice di encomi. Serpeggio inutili favelle, per vivere mi adeguo, per sopravvivere. Mercenaria per necessità, leale per virtù, tra profane e vitre realtà. Encomi funebri,
da esternar sono più affilati di rame, per color che come me debbean trovar dal sentimento all'erba la pura moralità. E voi, spettatori nel dolore, affidate a me l'ostile compito, mentre basiti dalle mie parole, lacrime bagnano rughe i volti. Croce e delizia del mio ego, la rinascita dello scritta, in ogni circostanza, nella gioia e nel dolor mio, nostro, vostro. Come fedele scrivana, scrivana, affido la mano a divini intenti di puri sentimenti. E questa qui è una Bellissima. poesia Allora, stanno che applaudendo tutti quanti ringrazio. nella nostra chat di Radio Stella, stanno applaudendo tutti quanti e sono tutti quanti commossi e partecipi a questo brano. Hai detto delle parole veramente veramente belle, è molto molto bella questa poesia. Complimenti Agnese. E questa è solo una delle tantissime che potete trovare nel suo libro dal titolo Triade, quindi andate un pochino, voi che girate, gironzolate per internet, per il web, andate a vedere dove acquistarlo se lo trovate sotto casa. Anche nelle librerie convenzionali basta ordinarlo, rompete le Certo, scatole ai librai. certamente sì, certamente sì. Allora, Agnese, noi ci diamo appuntamento a settembre? Certo, anche prima magari per qualche Allora, sai altra cosa? Io iniziativa se più volete. sai cosa dico agli amici e alle amiche che ci vengono a trovare qui alla Stella Web? Che le porte sono sempre aperte. Quando hai voglia di fare un saluto, mi chiami, me lo dici, sono felice di fare una chiacchierata con te ogni tanto qui nella nostra emittente. Ok? Grazie, grazie Allora. mille a tutti voi, siete gentilissimi, molto bravi e io continuo a seguirvi per radio e ascoltare la vostra musica e i vostri programmi. Io mi sono riservato alla fine di questa chiacchierata i saluti delle persone che mi stanno scrivendo. Infatti, c'è un albero di Natale, insomma, il mio coso con tutte le luci accese e tutte le persone che hanno scritto. Ti lascio i saluti, faccio i nomi perché insomma il contenuto dei messaggi è lo stesso. Sei brava, sei carina, sei molto in gamba e sono tutti apprezzamenti che ti fanno. Ti dico i nomi delle persone che mi stanno mandando i Grazie messaggini. mille a tutti. A parte gli amici che abbiamo qui in chat, Martina, Michela, Giuseppe, Enrico, insomma, Francesco, Matteo, Barbara, la carissima Sabri, che è la mia socia, ci sono tante persone che mi scrivono sia da Skype, il mio personalissimo Skype, le persone insomma, più a me vicine che sono Fabrizio e Cinzia, Giovanna Catone, c'è ancora Francesca di Milano, insieme a Gianluca, Giovanni Fersini, c'è Amalia Terzi, c'è Daniela, c'è Anna e Patrizia Zito, c'è Anna Rosa da Fiorenzuola, c'è Rita, c'è ancora Raffaella, un attimo che prendo quest'altro foglio che ti leggo le altre perché sennò. Allora, eccola qui. Raffaella, Francesca, Tina ed ancora Amalia di Milano. Ci sono tanti tanti apprezzamenti per te. Ci sono tanti amici anche dalla Germania che mi scrivono anche tramite Facebook e quant'altro Oh, ecco, e perché ti una parte è in stanno. tedesco, una parte del libro, quindi anche per gli amici tedeschi potrete leccarvi le dita in qualche modo. Io posso dare i contatti Certamente web sì, te li stavo chiedendo, certamente sì. Stai oggi praticamente non ti sto facendo parlare. facendo il mio lavoro, dai, va bene così, vai, mi riposo, dai. Va bene così. Allora, il mio sito web al momento è agnesemonaco.altervista.org e lì comunque trovate sia i miei quadri che gli accenni alle varie pubblicazioni, che sono più di 40 in realtà, tra italiane e estere, però molte sono antologie. Poi potete trovarmi su Facebook alla mia pagina che vi invito a cliccare il mi piace su Agnese Monaco Official oppure mi trovate sul mio profilo Agnese Monaco che è il profilo personale, però vi consiglio la pagina perché è sempre succulenta di eventi. Certo. E poi potete per esempio acquistare il libro dalla casa editrice al link editorialseler.com e lì ovviamente cercate Agnese Monaco Triade e mi appare proprio la pagina per ordinarlo ad un prezzo veramente molto 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 Non c'è conveniente. prezzo per l'arte, quindi chi chi chi
Chi ne vuole, chi vuole arricchire il suo bagaglio culturale, perché anche quello fa parte di cultura, no, non bada. Però uno sta attento Lo anche a so. queste spese. Però, allora, ti Lo so, però sai ringrazio, qual è la certo. cosa? Sì. Scusami. Dimmi. No, è che comunque sia, io mi sono battuta proprio con la casa editrice proprio per un bel prezzo. Contenere un pochino i Perché prezzi. sì, è vero quello che dici tu, però non è giusto che il prezzo faccia diventare qualcosa di elitario quando in realtà l'arte e la Dovrebbe essere cultura dovrebbe di essere tutti. Esatto, data a tutti in ugual maniera. Quindi mi sono certo. battuta proprio per un prezzo basso, proprio per questa maniera, perché voglio che il mio messaggio arrivi comunque a tutti e non solo a chi se lo può permettere. Purtroppo viviamo in un periodo di crisi dove un padre di famiglia ci pensa mille volte prima di spendere qualcosa in più e a toglierlo alla famiglia. Ovviamente non è giusto che sia così, per quello ho cercato di far mettere il prezzo più basso possibile e di guadagnarci il meno possibile, perché praticamente non ci guadagno quasi niente, però il bello è arrivare alle persone, che il messaggio arrivi. E poi, scusami, volevo anche dire io ho dedicato questo libro a mio padre, che ti dicevo è venuto a mancare. Per me era un mito, una persona stupenda, e quindi gliel'ho voluto dedicare, e la dedica al libro recita così: a mio padre, grande esempio di integrità morale ed umana, Agnese Monaco. Io penso queste frasi di Bello. aver racchiuso tutta Sì. l'identità di mio padre. Spero un giorno da grande di diventare almeno in una minima parte come lui, perché è stato veramente una persona unica. Anche lui si è dedicato, insomma, all'arte, da come leggevo qualcosina. È così? Bene. Sì. Lui è stato, diciamo che si è dedicato sia all'arte che alla letteratura, ma si è dedicato soprattutto ad aiutare il prossimo e a far crescere i giovani. Lui è stato insegnante di matematica e fisica, e parlando con i suoi ex colleghi e tutto quanto, mi dissero proprio che mio padre aiutava proprio i suoi alunni, nelle situazioni anche psicologicamente, oltre che proprio a fatti con le loro famiglie. Quindi mio padre non si è mai tirato indietro a dare il suo aiuto, a prestare il suo aiuto a tutti. Quindi è stata veramente una grande persona, che ha fatto opere, non solo parole, ecco. Quindi io l'apprezzo tantissimo. Benissimo, benissimo. Allora Agnese, io ti ringrazio di essere stata qui, di aver portato una ventata di poesia in Radio Stella Web. E ti invito la prossima volta, quando ne avrai voglia, ti ripeto, sei la ben accetta, la benvenuta e saremo felici di fare quattro chiacchiere con te ogni volta che ne hai voglia. Io ti ringrazio, ti abbraccio fraternamente e vabbè, logicamente ti ringrazio anche in nome di tutte le persone che ti ho citato e Grazie ti mille. riaspettiamo la prossima volta, quando vuoi. Ok? Grazie, buona domenica a tutti. Buona domenica a te e buon lavoro. Buon lavoro. Grazie, anche a Ciao voi. Agnese, alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Radio Stella vi ha presentato quattro chiacchiere con. E ringraziamo la carissima Agnese Monaco, la nostra grande, grande amica, grande artista, grande, grande poetessa e scrittrice, tra le altre cose. E adesso si continua, stiamo aspettando l'arrivo di Felice Ferrante. Intanto iniziamo con qualche canzoncina, credite? Iniziamo con il brano di Tony Colombo, Se tu lo vuoi.